Raga, buongiorno. È troppo presto per funzionare? Troppo presto per funzionare, in realtà sono le 9:28. Oddio. Contento che ci siamo svegli alle 5. Siamo usciti alle 6:30. Con la valigia mi sono fatta una corsa con la valigia, penso mai più nella mia vita. Pesa tantissimo la valigia, ragazzi. Siamo fuori 6 giorni, sembra che siamo partite per 4 mesi. Dove stiamo andando? Stiamo andando a Zurigo. Zurigo. Vabbè, prima di iniziare. Madonna, mia, io sono veramente morbida oggi. Adesso vi racconto. Comunque, prima di iniziare veramente il vlog, volevamo prenderci un momento per rimanere. Volevamo ringraziare pubblicamente Emanuele, lui sa perché. Quindi grazie, è tipo assurdo, però grazie. E poi volevo dirvi che stamattina, non so se quando tipo. Sì, però non sanno dove stiamo andando, non l'hai detto. Non l'abbiamo detto. Sì, a Zurigo, ma a fare cosa? Ah, sono andata al concerto dei Mumford, cioè non è proprio il concerto dei Mumford, è tipo l'open air festival. Sì, è il Zurich Open Air, se sei spagnolo. Comunque, sì, stiamo andando all'open air, sarebbe tipo un festival che fanno a Zurigo. E a questo festival suoneranno i Mumford. Domani sera. Genius, tipo, che io amo in realtà, cioè non so proprio le canzoni a memoria. Proprio. Anche Flume suona. Però noi non lo vediamo. No? Sì, sta prima dei Mumford. Sì, quindi faremo una giornata di festival. E faremo tipo daily vlog. Già, io spero di riuscire a farli. Sì, speriamo di riuscire a fare se funziona il wifi. Esatto. Sì, esatto. Quindi faremo vedere Zurigo, poi dopo Zurigo andiamo anche a Milano. Esatto. Quindi quando voi state guardando questo video, se tutto va bene, in realtà siamo partiti ieri. Come potete vedere, adesso siamo a Milano e allora c'è una battaglia in corso. Io dico che dobbiamo andare a mangiare le cose salutari e voi volevamo andare a mangiare da Spontini. Ops. Allora spieghiamolo per chi non lo sapesse. Diciamo una settimana e mezzo fa sono andata al pronto soccorso perché ho avuto una reazione allergica, non so cosa. Ok, quindi non so cosa, ma proprio reazione allergica, nel senso che la faccia era gonfiata, era un mostro enorme, ero piena di bolle. Sono andata pure al pronto soccorso perché rischiavo lo shock anafilattico. Esatto, adesso va molto meglio anche se c'è un po' di bollicine strane con me, però tutto a posto. E quindi devo fare molta attenzione a cosa mangio e siccome ho paura che sia stata tipo la verza o tipo le cose che ho mangiato quel giorno. Ho paura di mangiare salutare, ragazzi. Certo, cioè, ma vaffanculo. No, perché la pizza l'ho già mangiata e la pizza non mi ha fatto nessun effetto, quindi so perfettamente che non mi fa allergia. Vedremo come andrà a finire. Ragazzi, alla fine abbiamo vinto entrambe. Sì. Io sono andata per la pizza e lei è andata per l'insalata. Due tipi di persone proprio, siamo due tipi di persone. Mi devi prestare il coltello. No, pure a me mi serve adesso però. Ma prima a me, perché io devo tagliare l'insalata, a me non mi danno mai il coltello l'insalata. Va bene, comunque noi facciamo pausa pranzo e poi ripartiamo alla volta di Zurigo e ci saranno altre 3 ore e mezza di treno. Madonna, che ora di pizza però. Senti che buona. È successa una cosa. No, raga, no. Allora, siamo già in Svizzera. Non si sa come, visto che siamo partiti da un'ora, a me sembra 10 minuti fa. Sì. E mi sono resa conto soltanto 10 minuti fa che non posso usare il telefono in Svizzera. E quindi ho cercato di scaricare tutte le canzoni di Tiziano Ferro, perché c'era presa tipo la fissa che dovevo sentire fuori a buio. Proprio soltanto a proprio il confine. Ho visto delle scritte in tedesco, ho fatto bene, ma perché c'è comunque una scritta in tedesco qui? Il telefono che stava di qua prendeva internet italiano, il tuo no. Vabbè, audio. E alla fine mi ha scaricato soltanto Tarantola d'Africa, che voi ditemi che canzone hai, non mi hai sentita. E quindi mo Velia si sente fuori a buio e io no. Vabbè. Raga, facciamo sapere nuovi update appena arriviamo a Zurigo. Zurigo. Non si sa come. Chissà chi capirà questa cosa che dico io di Zurigo. Zurigo. Tu l'hai capita? Non sono molto sicura. Non l'hai capita. Ragazzi, chi la capisce scrive sotto nei commenti e mo te lo racconto. Ok. Raga, siamo approdati a Zurigo. Finalmente dopo miliardi di ore di viaggio, che sinceramente non mi sono nemmeno tanto pesate. Sono molto contenta di non aver preso l'aereo, perché è stato veramente bello il tratto da Milano a Zurigo col treno. Sulla clip. Molto 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 bello. Quindi adesso andiamo a cercare di non perderci e prendere qualche mezzo per arrivare all'hotel. Quindi sicuramente finiremo per perderci, perché non abbiamo internet, ragazzi. Mi spiegate adesso dove dovrei andare nella mia vita? Ragazzi, non so, io non ho idea di dove siamo. Cioè, siamo in mezzo al verde. Questa valigia pesa un quintale e 58. Ragazzi, ma dove andiamo?
Allora, secondo me a sinistra, perché dalle mappe. Quale criterio, cioè? Perché dalle mappe avevamo detto che dall'uscita della stazione dovevamo andare a sinistra. Ho capito, ci siamo persi. Aspetta, già. aspetta. Ho letto una via. Sì, ma l'ho capito. Bauaf, quella lì è, mi sa. Che ne sai? Penso, che ne ragazzi, so. Ragazzi, ci perderemo sicuramente. Cioè, come vuoi fare? Il wifi non c'è. Vi faremo sapere quanto ci siamo persi. Tra l'altro a sto posto, cioè da quando già stavamo sul treno, mi sembra molto inquietante, perché avete presente quei film in cui ci sono quelle tipo personaggi robotici, così chiama La Moglie Perfetta. La moglie perfetta. Dove ci sono i personaggi tipo robotici, tutti perfetti, con i cardigan color pastello che tagliano sorridenti il tipo i cespugli. Esatto. Cioè, è tutto troppo perfetto, cioè. Oh. Dove siamo? Boh, noi cerchiamo di andare in camera. Boh. Vedremo aggiornati. Ragazzi, mia madre mi ha detto: portati le felpe, portati il giacchetto pesante perché fa freddo. Sì, no, a ma no, la devo difendere. Perché aveva ragione, io ho visto. Stamattina, quando è arrivata, gli ho detto: guarda, allora, ti dico la sincera verità. Tu sembri la VIP e io sembro la tua manager. Perché sembra troppo vero se ci vedete tipo figura intera. Tutte e due con la valigia, tutta sportiva, sembro, con la maglietta Coca-Cola, pantaloncini. Sembro troppo la manager di Federica. Cioè tipo, no ragazzi, per favore non fate foto. Dai, per favore no, allontanatevi. Io qua con gli occhiali tipo. Raga, la pesa, non ce la faccio più. E mo... Raga, ci siamo perse già. Ci siamo perse. Chiediamo qualcuno. Ci siamo perse, che chiedi? Che so io. Ci siamo perse. C'è stata una mappetta però, vediamo un po'. Federica. È Velia. Porca miseria. Ma noi dobbiamo andare dritte qua o dritte là? Ma non lo so. Perché secondo me è dritte qua. Secondo me è dritte là. Secondo me è di qua. Tu dici secondo te della, perché la strada più semplice. Sì. Ti prego, è di qua. Raga, io mi rifiuto di fare sta salita, ve lo giuro. No, io resto qua, non mi frega niente, cioè io resto qua. Allora, abbiamo capito che dobbiamo per forza salire questa salita. Forse voi non capite quanto è salita, non capite quanto pesa questa, non capite che fanno male i tacchi. Quindi le alternative sono due, tre. O lascio la valigia qua. La prima domanda che ti pongono sarà: perché ti sei messa i tacchi? Perché mannava. Ecco. O lascio la valigia qua, o mi tolgo le scarpe, o resto io qua. Dobbiamo salire, Federica, dobbiamo salire. No, io non ce la faccio, già no, Velia, la vedi? Lo so, e poi non è che qua inizia, poi sopra va più su. Ma facci vedere un po'. Sai che sembra tipo nei film, quando tipo boh, dovevi fare una cosa tipo il prom e poi ti trovi in una situazione di pericolo. Miseria. Mi spieghi come è questa cosa? Ma smetti di ridere, cioè, non ho detto ridere, ma nulla. Oddio. Ragazzi, è solo iniziata. Che per quegli occhi dolci posso solo stare male. E con le labbra prenderle e poi baciarle al sole, perché iniziano le nazionali. Quanta emozione llegare. Allora, adesso ci prepariamo dopo questa sfogata. Carichiamo il telefono. Stop, dimentica. Okay, questa bellissima cosa ci sta Federica. È ancora più bellissima. Ancora più bellissima. Comunque mi sembra molto carino. Molto carino, vero? Guardate. Vero? È molto, molto carino. È un po' troppo calmo per i miei gusti. Sì, infatti c'è, ma la gente è qua. Senti? Non senti nulla. Cioè, non senti nulla. Nulla. Raga, molto carina questa città. Quanto ci piace. Carino. Carina, cosa ti ricorda però? Amsterdam è bellino. È Berlino, oh, è uguale. Sì, è uguale. È molto Amsterdam e Berlino. E ragazzi, insieme. È veramente molto piccola. Cioè, io pensavo che quelle due chiese fossero lontane dalla mappa. Mappe sembrava. Invece, ragazzi, sono abbastanza vicine. Cioè, ci sputi praticamente da lì a lì. Quello che fai? Ci butti in occhio. Se sputi, ci butti in occhio. Vabbè, noi stiamo ancora attraversando la città. No, non è qua. Non è qua? Sì, è qua. Poi si gira là dentro. Che bello! Siamo sulla palla fitta. Oddio, ho paura, però. Non vedi, sembra proprio una tipo di Hollywood.
Vabbè ragazzi, comunque. Ma questo è il posto? È questo? No, non è questo, però qua è molto bello. Raga. Oh mio Dio. Cosa? Oh mio Dio. No, che qua mi ha inquietato da morire questa cosa. Oh mio Dio, c'era una signora alla finestra, cioè si vedeva la sua ombra. E lei che scherzava tipo un gatto, e ho detto, oh mio Dio, che carino, ragazzini. Poi era un cavolo di gatto finto, un peluche. E lei lo stava carezzando come un gatto vero, raga. Che paura. Grazie. No, vabbè, io me ne Poi siamo solo noi dentro sta via, raga. Oddio mio. No, vabbè. Oh, guarda. Cosa? Al futuro e ai Mountford, ragazzi. Dai. Ai Mountford. Anche Emanuele. Oh. Raga, è arrivato il cibo. Io l'ho assaggiato già, le patate sono buone. Sono buone? Sì. Però questo, cioè, questa è tutta salsa di cipolle, quindi. Sì. Io c'ho questo. La salsa questa qua è troppo buona, ragazzi, vi giuro, è buonissima. È di cipolle? No, certo. Quello che hai preso tu è di cipolle. No, quello che ho preso tu è di cipolle. No, pure tu. Ah, è buono allora. Ok. Geraldo. Geraldo. Entriamo? Entriamo. Guarda, lucine colorate. Che bello. Carino, beh. Raga, non rende per niente in video, vi giuro, è troppo ma più bello di così. Video, no, raga, è troppo più carino. È troppo più carino. Faccio una foto, vi dirò. Raga, questo posto ci è piaciuto particolarmente, cosa dici, Fede? È molto carino. Non siete niente, facciamolo di così. Se stessi a Roma ci andrei sempre, è molto molto carino. Molto molto bello, ragazzi, molto, guardate molto che bello. Ragazzi, se venite a Zurigo venite qua, tanto abbiamo inquadrato come si chiama perché non lo so pronunciare, quindi va bene così. Com'è? Aspetta, Freue? Frausedi, non lo so. Frauer Gerold. Vabbè raga, è veramente caruccio. Comunque, volevo dirvi che la maggior parte delle volte faccio io i vlog, non perché Federica non voglia, ma semplicemente perché è il mio telefono, quindi me lo trovo in mano e dico vabbè, faccio il vlog. Eh sì. Quindi il mio telefono è un po' cagato. Perché io ho il 6S, Federica c'ho il 5S, quindi per darvi la migliore qualità, ragazzi, usiamo il mio. Scusate. Raga, ormai cioè siamo ovunque. Salutate. Roma Caput Mundi. Roma Caput Mundi. Bolzano. Bolzano, Milano. Vabbè, loro Milano, non ci interessano. Okay. Meglio Roma. Ci hanno fermato per parlare e chiederci dove stava una festa in inglese. Ci hanno riconosciuto. Non è vero mai. Non è vero mai, bugiardissimo. Comunque niente, ragazzi, adesso andiamo a riprendere il treno in teoria. Ma Milano Way che vuol dire che Dark Polo? Eh? Dark Polo Milano Way? Cioè, o sfera e basta? Che vuol di più o meno? O è DPG? Siete voi le esperte di musica, dovete dirmelo voi. Sicuramente DPG sopra sfera, cioè assolutamente sopra ogni cosa. Ragazzi, questo orecchino è la mia nuova ossessione. Cioè ce l'ho da una vita e mezza, non l'ho mai messo. Fa la Rihanna? Tu vuoi fare la Rihanna dei poveri, punto. Che stai minchia tu? Dove vai? Torniamo a casa e vi salutiamo e concludiamo il vlog. Concludiamo il vlog. E questo vuol dire che siccome, se internet permettendo, esce domani, ovviamente dovete seguirci sui nostri social perché saremo ancora a Zurigo. Zurigo? Zurigo? Bellissimo. Allora, lo dovevo dire. Ah, sì. Allora, vi dico questa cosa di Zurigo, Zurigo. Per chi è tipo dell'età nostra, più o meno, oppure anche leggermente più giovane. Oddio, Ma cazzo? Oddio, okay. Quando Michelle Hunziker presentava Striscia la Notizia, facevano questi sketchetti in cui, ma noi dobbiamo andare dall'altra parte però. Al binario 3. Allora ragazzi, dicevo, quando Michelle Hunziker presentava Striscia la Notizia, facevano gli sketchetti. Facevano degli sketch e c'era uno sketch di Michelle Hunziker che, visto che è svizzera, stava tipo con il background tipo in green screen che era tipo Zurigo oppure tipo le montagne e lei faceva tipo il balletto, cioè tipo Zurigo 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 poi c'era boh quindi mi è rimasto matta. Comunque le cose secondo me lei è matta e quindi mi è rimasto impresso, raga, e quindi Zurigo mi è rimasto impresso, quindi Zurigo Zurigo basta, fanno un po' male le gambe, raga, io non ce la faccio a parlare, no, io sono stanchissima, si è fatta una certa. Ce lo stiamo facendo solo per salutarvi, cioè ringraziateci proprio. Aia! Mi matta! Aia! Ho capito tu in testa! Io non l'ho fatto apposta. Io manco. Vabbè raga, noi andiamo a dormire domani mattina, cioè domani io... Non l'ho fatto apposta.
Così scemo. Comunque, sì, domani ci dobbiamo svegliare presto. Immagino, cioè, dobbiamo. Abbiamo deciso noi, però sicuramente non succederà. No, dobbiamo andare a Zurigo. Non succederà mai. Vabbè, vi faremo sapere nel vlog di dopodomani. Cioè, nel senso di domani, che uscirà però dopodomani. Però comunque per voi è sempre domani. Vabbè, non ho mai capito queste cose, come spiegarle. Comunque, se il vlog vi è piaciuto, lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale, che è importante, raga, veramente. Importante. E anzi, visto gli ultimi casini che sta facendo YouTube, ricordatevi anche di andare nella schermata principale del nostro canale e andare a schiacciare la campanella, così che ogni volta che esce un video venite notificati. Madonna, quanto sei eloquente, Federica. Mamma mia. E poi seguiteci sui nostri social per la Gettovelia. E mi prendo il piede e speriamo che tipo vi piaccia questa cosa che dei vi vlogs. Portiamo in giro con noi, sì, tipo quotidianamente. Se vi divertite. Niente, noi adesso andiamo proprio a dormire. Ragazzi, ho delle occhiaie veramente... Perché... Vabbè, ci strucchiamo, andare a dormire. Ma cosa dico? Che Federica oggi parla strano. Tu sei strana, però. Parla tu tardo. Che è stato niente.